Buongiorno a tutti, io mi chiamo Mauro Ferrari, sono il presidente del corso di laurea di informatica e quello che faccio oggi è presentarvi la laurea magistrale in informatica. Allora, la prima cosa da dire, due informazioni veloci sulla struttura. La laurea magistrale sono 2 anni di corso di laurea, 120 crediti, che costituiscono un completamento di un percorso di laurea triennale. Quindi ci si accede dopo aver fatto una laurea triennale, poi più avanti vediamo i dettagli di cosa è richiesto per accedere alla laurea magistrale. L'obiettivo di una laurea magistrale dovrebbe essere quello di fornire una specializzazione in un ambito, ovviamente nel nostro caso, legato all'informatica. Quindi l'obiettivo dovrebbe essere quello di acquisire delle competenze specialistiche per imparare a risolvere dei problemi complessi, per affrontare temi di avanguardia e ovviamente per aspirare a un lavoro migliore. Allora, su quest'ultimo punto mi dilungo un attimo. Allora, dal punto di vista dell'occupazione, il settore d'occupazione di un laureato magistrale in informatica sono gli stessi di un laureato triennale. Quello che cambia è la responsabilità che è richiesta a un laureato magistrale rispetto a quella richiesta a un laureato triennale, il grado di autonomia che ci si aspetta abbia in ambito lavorativo, cose che vengono ovviamente compensate con una retribuzione più alta. Questo è un dato che risale al 2016, su quello che è la retribuzione media in base al titolo di studio. Se vedete, qui si collocano le lauree magistrali, qui si collocano le lauree triennali, per cui è un bel salto dal punto di vista della retribuzione e quindi dovrebbe costituire un incentivo a continuare, a proseguire il percorso di studio iniziato nella laurea triennale. Quali sono gli elementi caratterizzanti della nostra proposta? Prima di tutto la specializzazione. Noi non offriamo una laurea magistrale generalista, che quindi spazia un po' su tutti gli argomenti dell'informatica, ma una laurea specialistica che si concentra su 2 aspetti. E poi discutiamo quali sono. Secondo aspetto, l'internazionalizzazione. Quest'anno, cioè con il prossimo anno accademico, partiremo per la prima volta con un corso di laurea erogato in lingua inglese. Questo perché? Beh, perché nell'ambito dell'informatica è evidente che essere competitivi sul mercato del lavoro internazionale è fondamentale. Ci sono diverse realtà produttive qui in zona che cercano laureati magistrali, ma cercano laureati magistrali disposti a muoversi, andare all'estero, a partecipare, vogliono anche partner internazionali. Altra caratteristica importante è i contatti con le imprese. Noi abbiamo forti contatti con le imprese del territorio, abbiamo tantissime imprese con cui collaboriamo già a livello di laurea triennale, ma poi anche a livello di laurea magistrale, e che con cui collaboriamo sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista della didattica. L'altra caratteristica del nostro percorso è che è ampiamente personalizzabile. Allora, quali sono i 2 percorsi, i 2 ambiti in cui noi ci specializziamo? Li abbiamo chiamati così: gestione e analisi dei dati e sicurezza e ingegneria del software. 2 ambiti? Beh, evidentemente perché abbiamo le competenze in questi 2 ambiti per fornire un corso di laurea di livello. Competenze ovviamente nell'ambito della ricerca. Abbiamo un gruppo che si occupa di ingegneria del software, uno che si occupa di gestione e analisi dei dati e sicurezza, e
se ne occupano dal punto di vista della ricerca e quindi portano all'interno dei corsi, degli insegnamenti della laurea magistrale, le loro competenze, che sono competenze d'avanguardia. Cosa vuol dire internazionalizzazione? Beh, prima di tutto corsi in inglese, ma seconda cosa anche double degree. Una delle ragioni per cui abbiamo deciso di internazionalizzare il corso è quello di fornire una base a nuovi accordi di doppio titolo. Cosa vuol dire double degree? Vuol dire fare un corso di laurea in accordo con in cooperazione con un'università straniera. Lo studente fa un anno qui, un anno nell'università partner e come risultato acquisisce il doppio titolo, quindi acquisisce il titolo in ambedue le università. Ovviamente per poter attivare il corso di double degree è fondamentale poter utilizzare l'inglese come lingua di insegnamento. Quindi a noi vi forniamo gli insegnamenti in inglese per darvi la base per andare all'estero, ma diamo gli insegnamenti in inglese anche per avere una base fondamentale per attirare studenti da queste università. Personalizzazione. Nel nostro corso di laurea ci sono 42 CFU di insegnamenti fondamentali e ce ne sono 48 di insegnamenti complementari. Quindi evidentemente quei 48 crediti di insegnamenti fondamentali vi consentono di personalizzare molto il percorso. Poi vediamo quali sono gli insegnamenti che offriamo e quindi capite un attimo anche come questo si innesti sul discorso legato alle due specializzazioni. Per quel che riguarda i contatti con le imprese, noi abbiamo da anni iniziato a coinvolgere le imprese nel nostro corso di laurea, essenzialmente con due modalità. La prima, seminari aziendali all'interno dei corsi, quindi aziende che lavorano su temi che sono di interesse rispetto ai contenuti del nostro corso di laurea vengono invitati a fare dei seminari e quindi vi forniscono anche un quadro di ciò che accade nel mondo del lavoro rispetto a ciò che state studiando. Quindi vedete in che modo gli argomenti che vi proponiamo si collocano in quel contesto. L'altra questione invece è quella delle lauree in apprendistato, cioè la possibilità di svolgere una parte delle attività formative del corso di laurea in collaborazione diretta con le aziende, andando direttamente nelle aziende, facendo formazione in azienda, ovviamente anche qui tutto deve essere coerente, quindi queste lauree in apprendistato sono su tematiche che sono coerenti con i percorsi che noi offriamo. Perché all'Insubria? Allora, una delle caratteristiche del nostro Ateneo è quella di aver negli anni puntato sulla creazione di un rapporto con gli studenti molto più stretto e molto più virtuoso rispetto a quello dei grandi Atenei. Questo nasce dal fatto che, si è sempre detto, i numeri dei nostri corsi laurea sono più piccoli in termini di studenti rispetto a quello dei grandi Atenei. Questo non è più tanto vero, perché ormai anche noi abbiamo un corso di laurea con un numero considerevole di studenti, ma è una caratteristica che stiamo cercando di mantenere. Sicuramente è una caratteristica che possiamo sfruttare sulle lauree magistrali, dove il numero degli studenti è sicuramente più basso e più gestibile rispetto a quello delle lauree triennali. Secondo aspetto che ci caratterizza è il fatto che, come dicevo prima, abbiamo grossi rapporti, tanti rapporti con aziende del territorio, ma anche aziende che non sono del territorio. Lì ho riportato, i casi più eclatanti delle nostre collaborazioni e quindi vedete che vi offriamo la possibilità di entrare in un corso di laurea che comunque si colloca anche a livello internazionale tramite rapporti con aziende importanti su un livello di competitività molto alto.
Altra caratteristica, qui riporto sempre il caso più eclatante, non perché sia il solo, ma perché è quello che in un certo senso è stato anche a livello mediatico più pubblicizzato, abbiamo delle eccellenze nel campo della ricerca. Qui vedete riportato un articolo che riguarda la professoressa Elena Ferrari, che ormai sono passati un po' di anni, era il 2008 se non ricordo male, il 2009, ha vinto un prestigiosissimo premio attribuito dall'Associazione degli Ingegneri Americani. Altra caratteristica, abbiamo progetti di ricerca in corso con industrie del territorio, come ho già detto, e partecipiamo a diversi progetti internazionali. Io ho riportato i nomi di alcuni di questi progetti, però in realtà quello dei progetti è un discorso in continuo divenire, quindi alcuni finiscono, altri partono, quindi è una situazione anche molto, molto dinamica. Parliamo del curriculum. Allora, come ho detto prima, dall'anno prossimo i corsi sono in inglese, quindi in questa tabella vedete i corsi declinati con i nuovi nomi. La struttura non è cambiata in maniera sostanziale rispetto agli anni precedenti, i contenuti restano più o meno gli stessi, abbiamo fatto qualche aggiustamento, però i corsi adesso sono tenuti in inglese. Per supportare gli studenti che si iscrivono alla magistrale dal punto di vista linguistico, abbiamo introdotto un corso che si intitola English for Computer Science di 6 CFU. Scusate, lì ho dimenticato di tradurre, l'unico caso in cui l'ho dimenticato di tradurre CFU in ETCS, che è il corrispondente usato a livello europeo, comunque si tratta di CFU. Quindi forniamo questo corso che prevede sostanzialmente un livello dell'inglese dal B2 in su. Stiamo ancora definendo un attimo i contenuti e le modalità, però l'idea è quella di, insomma, avere un corso di alto livello. Come vedete, già al primo anno ci sono 18 CFU di corsi opzionali. Allora, giusto per capirci un attimo, i colori che ho utilizzato servono a identificare la corrispondenza con le due specializzazioni che abbiamo indicato prima. Quindi quelle che qua vedete in giallo sono quelli del percorso di analisi dei dati, sicurezza e privacy, mentre quelli in azzurro è legato al percorso di ingegneria del software. Gli altri, in particolare il corso di modelli Models of Computation, è un corso più di base che ha lo scopo di fornire delle conoscenze di base sui modelli di computazione, sui processi di formalizzazione, sui linguaggi utilizzati nella formalizzazione. Al secondo anno ci sono 30 crediti dedicati alla tesi, e la tesi può essere svolta o all'interno del dipartimento oppure tramite collaborazioni con le aziende presso partner esterni, e ci sono poi a disposizione 18 corsi di CFU, scusate, di corsi opzionali e 12 di corsi a scelta libera. Quindi questi due blocchi sono quelli che corrispondono alla personalizzazione del percorso formativo. Quali sono gli opzionali che offriamo? Anche qui li ho raggruppati. Il primo gruppo è quello legato al percorso di analisi dei dati, sicurezza e privacy, il secondo al percorso di ingegneria del software, mentre quelli che vedete qua sotto sono un po' corsi di contorno che forniscono delle conoscenze che sono legate, si possono legare ad ambedue gli ambiti, forniscono
così contenuti un po' trasversali. Altre iniziative che abbiamo in atto sono quelle che riguardano l'apprendistato. Come dicevo prima, abbiamo dei progetti di laurea in apprendistato e l'idea è quella di incentivare anche questa strada, quindi di dare la possibilità agli studenti di personalizzare ulteriormente il loro percorso formativo facendo una parte della formazione in azienda. Abbiamo dei premi di laurea, abbiamo delle aziende che ci finanziano dei premi, in questo momento sono tre quelle che stanno finanziando i premi, sono 7Pixen e Witness e Bruce Clay, sono premi al merito, sono borse di studio al merito, quindi significa che lo studente che ha determinati requisiti curricolari, vuol dire ha fatto almeno un certo numero di esami con una certa media, può accedere alla partecipazione al premio che richiede lo sviluppo di un progetto legato agli interessi specifici di una di queste aziende. Per quello che riguarda l'internazionalizzazione, il double degree che attualmente abbiamo attivato è quello con l'Università di Nizza, come dicevo prima, quello che speriamo in futuro è di attivare ulteriori programmi di double degree. Abbiamo poi ovviamente delle collaborazioni per quel che riguarda il progetto Erasmus Plus, abbiamo una rete di accordi a livello internazionale con università estere e l'Ateneo fornisce un supporto finanziario ulteriore rispetto a quello delle borse di studio Erasmus standard. Due informazioni fondamentali riguardo l'accesso al corso di laurea. Allora, la prima cosa è che per accedere al corso di laurea magistrale che parte nel 2018, quindi anno accademico 2018-2019, bisogna conseguire il titolo di laurea triennale entro febbraio 2019. I tempi sono molto spostati in là, quindi anche se i corsi partiranno a settembre, comunque avete tempo fino a febbraio 2019 per laurearvi e accedere al corso di laurea magistrale. È però importante che facciate la prescrizione, che deve essere fatta entro ottobre 2018. Chi può accedere al corso di laurea magistrale in informatica? Beh, tutti gli studenti che abbiano conseguito una laurea triennale o nella classe L31 Scienze e Tecnologie Informatiche, per chiarirci, la nostra triennale è in questa classe, oppure tutti quelli che hanno conseguito una laurea in Ingegneria dell'Informazione, che è la laurea, il corso di laurea triennale in informatica, diciamo, di ingegneria. Possono accedere anche coloro che hanno conseguito un'altra laurea o che hanno conseguito una laurea all'estero, purché sia possibile identificare almeno 60 crediti in ambito matematico nel percorso formativo che hanno compiuto e almeno 18 crediti, no scusate, almeno ho detto una sciocchezza, devono aver acquisito almeno 60 crediti nei settori INF 01 e GIN 05, che sono i settori che caratterizzano le lauree triennali in informatica, e almeno 18 crediti in ambito matematico. Poi lì vedete la cosa declinata in termini tecnici, settori scientifico-disciplinari, però il senso è che bisogna avere un nucleo di conoscenze in ambito informatico e matematico sufficiente a fornire le basi necessarie per un corso di laurea magistrale. Presentata la domanda, lo studente dovrà comunque partecipare a un colloquio di ammissione. C'è una commissione che valuta la preparazione del candidato a partire dai suoi requisiti curricolari per capire se ha le conoscenze necessarie per
accedere al corso di laurea magistrale. Un'ultima annotazione: per chi non si dovesse laureare in tempo utile, è possibile in un qualche modo portarsi avanti per l'anno successivo iscrivendosi ai corsi singoli. Cioè, uno studente può iscriversi a corsi singoli senza iscriversi al corso di laurea, in modo da magari iniziare a fare qualche esame per l'anno successivo. Se volete avere informazioni più dettagliate, questi sono i riferimenti del nostro corso di laurea, sito di laurea, la pagina Facebook, e in fondo trovate il mio indirizzo di email. Se avete domande potete anche contattarmi direttamente. Avete domande? Hai detto che gli insegnamenti della laurea magistrale sono erogati in inglese, ma quindi anche la tesi e la relativa presentazione in inglese? Allora, questo sì, è un aspetto importante. Il corso di laurea è erogato in inglese e ovviamente uno degli obiettivi dell'internazionalizzazione è quello di fornirvi gli strumenti per diciamo avere la capacità linguistica anche per parlare di quello che fate in inglese. Quindi la tesi deve essere in inglese e la presentazione viene fatta in inglese. Scusi, ha detto che ci sono dei supporti finanziari aggiuntivi per il progetto Erasmus. Questi supporti ci sono anche per il progetto Double Degree oppure sono solo finanziati per Erasmus? Sì, gli studenti che partecipano al Double Degree automaticamente partecipano anche al programma Erasmus Plus, e quindi il finanziamento per gli studenti che partecipano al Double Degree viene dal programma Erasmus Plus. Avete altre domande? Allora, vi ringrazio.